Benvenuto al pubblico di Video Italia Puglia e al pubblico di Radio Italia anni 60. Benvenuti soprattutto alla nuova edizione, l'edizione 2011 di ICAP, che sta per Information Common Agricultural Policy, appunto 2011. In sostanza ci occuperemo della PAC, acronimo che significa Politica Agricola Comune. Ebbene, il 60% della popolazione dei 27 Stati membri abita in zone rurali. Circa il 90% del territorio dell'intera Unione Europea è costituito da zone rurali. Eccovene uno splendido esempio, direi. E, sempre per citare alcune significative cifre, il 34% circa del bilancio dell'Unione Europea è destinato alla spesa agricola, ancora l'11% allo sviluppo rurale. Sono dati questi che vi lasciano capire come l'agricoltura per il nostro territorio svolga un ruolo fondamentale dal punto di vista non soltanto del benessere del nostro territorio, ma anche dal punto di vista economico-occupazionale. Condizionalità, criteri di gestione obbligatori, disaccoppiamento, sistema degli aiuti diretti, ma per capire la PAC c'è veramente bisogno di tanto impegno. Sembra una selva davvero inestricabile, eppure con l'aiuto dei nostri esperti cercheremo di comprendere gli obiettivi e gli strumenti della PAC previsti dalla PAC 2007-2013 e ancora, soprattutto, quelli che sono gli orizzonti della PAC, il futuro della politica agricola comune, in particolare il quinquennio 2014-2020. Al termine di questo ciclo di puntate cercheremo di capire come da questa spiga dipenda il nostro benessere e ancora la salubrità del nostro ambiente, del nostro ecosistema più in generale. Ma non soltanto, diciamo, vengono tutelati beni così diretti, si parla di beni molto molto più ampi e di interessi diffusi, quali possono essere per l'appunto la occupazione e l'economia di un intero territorio. Ebbene, restate con noi in questo ciclo di puntate, vi accompagneremo nei meandri della politica agricola comune e per cominciare assaporeremo, è proprio forse il caso di dire assaporeremo, un gusto della vita nuovo, diverso, un sapore più intenso, il sapore dell'agriturismo, il sapore che il mondo dell'agriturismo, che le aziende agrituristiche sanno regalare al palato e alla vita in generale. Ecco a voi la prima puntata della nostra ICAP 2011, l'agriturismo, The Taste of Life, il sapore della vita. A voi. Siamo in compagnia dell'avvocato Michelangelo De Benedittis, titolare dell'azienda agrituristica Torre di Nebbia, ai piedi del Castel del Monte, come possiamo notare. Buongiorno avvocato. Senta, iniziamo dalle origini. Da quanti anni esiste questa azienda agrituristica? Allora, la masseria è stata inaugurata l'anno scorso, a fine luglio, quindi è proprio un'azienda, un'attività assolutamente nuova. L'azienda agricola invece no, ha più di 10 anni, perché risale al periodo in cui ho ereditato da mio padre l'azienda. In verità questa è un'azienda di famiglia, un'azienda storica, era in origine del mio trisnonno, poi bisnonno, poi per successione, diciamo, ci sono stati vari passaggi, alla fine sono riuscito io un po' a mettere insieme queste varie quote e adesso è di mia proprietà. In realtà sono due le masserie Tor di Nebbia, c'è Tor di Nebbia vecchia, che è questa che è la più antica, e poi c'è Torre di Nebbia Nuova, che è di mio fratello ed è un'attività in piena, diciamo, funzione agricola, attività agricola con seminativi, allevamento ovino e anche bovino. La mia invece è un'attività destinata alla produzione delle mandorle, che è un'attività recente, in più complementare questa dell'agriturismo. Obiettivo primario, e come non condividerlo, delle istituzioni sovranazionali, in particolare della politica agricola comune, la cosiddetta PAC, è proprio la salvaguardia di questo spicchio di natura, di questo ben di Dio.
È a conoscenza dell'esistenza di fondi stanziati dalla PAC a sostegno delle aziende agrituristiche delle zone rurali? Sì, certo, cioè il programma di sviluppo regionale, il cosiddetto PSR regionale, prevede dei finanziamenti in favore delle aziende agrituristiche e sono destinati e sono utilizzati tramite i GAL, i gruppi di azione locali. La mia azienda si trova nell'agro di Corato e quindi rientra nel GAL Castel del Monte, che è stato costituito l'anno scorso e prevede questa possibilità di erogazione dei finanziamenti legati alle aziende agrituristiche, legati alle aziende, alle masserie didattiche, alle masserie sociali, alla incentivazione della produzione di prodotti tipici e una nuova, diciamo, forma che un po' ripercorre quelli che furono i patti territoriali. Questi gruppi di azione locali sono delle società miste che vedono la partecipazione delle amministrazioni pubbliche, in questo caso il Comune di Corato e il Comune di Andria, e oltre altri enti che possono anche essere soggetti privati, banche, privati oppure anche delle associazioni. In questo caso la mia associazione, di cui io sono vicepresidente provinciale, Confagricoltura, è anche socia ed esprime anche nel consiglio di amministrazione un componente quale consigliere. E loro, il GAL adesso è soggetto che deve destinare e deve gestire questo tipo di erogazioni al settore connesso a quello prettamente agricolo. Quindi la catena dei finanziamenti è costituita dalla PAC, poi il piano di sviluppo rurale regionale, per arrivare poi ai GAL, che materialmente gestiscono sulla base di bandi pubblici, giusto? Sì, il GAL Castel del Monte ha già pubblicato alcuni giorni fa il primo bando per le aziende agrituristiche, adesso mi sembra che è in corso di pubblicazione il bando sulle aziende didattiche, le masserie didattiche, e poi ci saranno quello delle masserie sociali e quello sempre della valorizzazione del prodotto tipico. Questo rientra in quell'ottica di multifunzionalità dell'azienda agricola, perché nel momento chiaramente di crisi della produzione, il programma della Comunità Europea è quello di incentivare la diversificazione delle attività. Quella dell'agriturismo è una ovviamente di quelle attività connesse, fra l'altro recepite dalla normativa da sempre, perché l'agriturismo rientra in quelle che sono le attività connesse. Oggi viene, diciamo, spinta da parte della Comunità Europea e dalla Regione con queste forme di finanziamento, che hanno i loro limiti perché ovviamente sono forme che nella vecchia programmazione dei POR, quella precedente che adesso ormai è cessata, aveva purtroppo il limite del de minimis, nel senso che il massimo contributo era di 100.000 euro. Oggi invece il contributo previsto da parte dei GAL è stato aumentato a 200.000 euro come contributo a fondo perduto. Quindi su un finanziamento di 200.000 euro per un massimo di opere previste di 400.000 euro. È chiaro che dipende sempre da quella che è la programmazione dell'azienda, dell'impresa, con quelli che sono i limiti però dell'azienda agrituristica, che bisogna tenere ovviamente estremamente presenti, che sono che l'attività, gli immobili devono essere già preesistenti, che comunque l'attività agrituristica deve essere strettamente connessa con quella agricola e quindi... Quindi si deve trattare di un patrimonio preesistente di cui dovrebbe essere titolare l'imprenditore agricolo, l'impresa agricola? Questo è tema di discussione, nel senso che comunque l'attività agrituristica presuppone la preesistenza dell'azienda agricola, presuppone, perché effettivamente è un'attività complementare. Fra l'altro la gestione anche sotto il profilo contabile, la gestione anche di quelle che sono le autorizzazioni relativamente al numero dei pasti somministrabili o anche al numero degli ospiti presenti nella struttura è in relazione a quello che è il bilancio aziendale. È ovvio che se non c'è un'azienda agricola non c'è questa possibilità del bilancio aziendale, non c'è può essere questa connessione. C'è una ricaduta a tutela di beni pubblici, quali la salubrità delle zone rurali e anche a tutela di beni pubblici, quali la salute dei consumatori, perché poi parleremo anche delle modalità di coltura, insomma. Certo, per esempio nella mia azienda io qui a Tor di Nebbia produco mandorle, io ho un impianto di circa 16 ettari di mandorleto, impiantato anche questo tramite un aiuto comunitario con il vecchio POR, sono 5 cultivar di mandorle diverse e il prodotto, la mandorla, ovviamente per me diventa l'elemento tipico forte anche nella proposta in cucina, quindi noi offriamo le mandorle dalla fase iniziale di quella che può essere l'aperitivo, ma lo utilizziamo, facciamo il pesto di mandorle, utilizziamo la mandorla con la carne, utilizziamo la mandorla nei dolci, ovviamente, quindi la mandorla è il prodotto forte, abbinato poi a quella che è la produzione del mio orto, ma non solo del mio orto, alla produzione anche delle erbe selvatiche, cioè della verdura selvatica che la nostra Murgia in alcuni periodi dell'anno offre. C'è una produzione di erbe spontanee
che è qualcosa di eccezionale, prospera, da cominciare dalla cosiddetta, dalla famosa cicoria, ma tante altre verdure che pochi conoscono e che in realtà forse i vecchi pastori utilizzavano, perché i pastori erano qui in questa zona stabilmente e loro riuscivano ad essere addirittura autosufficienti proprio perché utilizzavano le verdure tipiche del posto. Avvocato, ma i fondi stanziati dalla Comunità Europea, dall'Unione Europea, sono sufficienti per poter avviare un'attività di questo tipo? Lo consiglierebbe a un giovane imprenditore agricolo? Ma tenga conto, oggi col contributo di 200.000 euro uno deve fare la valutazione di quello che è il suo programma, di quello che è l'investimento. Io dico che serve a essere di stimolo per l'attività. Dipende dal programma di investimento, dipende dalle opere e soprattutto dal tipo di restauro che si va a fare. I restauri dei vecchi ambienti come la mia masseria ha dei costi elevatissimi perché si tratta di lavorare sulla pietra, di rispettare anche quelli che sono i limiti previsti dalle volumetrie, ma anche le stesse sotto profilo architettonico. Tra l'altro io mi trovo al centro del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, quindi con l'esistenza di tutti i vincoli immaginari che fra l'altro rispetto e come dire apprezzo sotto certi profili, perché in effetti questa è una zona che comunque va salvaguardata sotto questo profilo. Avvocato, mi sembra di capire quindi che l'atteggiamento nei confronti delle istituzioni che poi gestiscono concretamente gli aiuti comunitari è diventato più collaborativo e meno ostativo, quindi sono visti come non più come ostacoli ma come opportunità, come incentivi alla intrapresa poi di un'attività simile, potendo integrare il reddito poi dell'imprenditore agricolo. Per esempio nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia ci sono problemi su quello che riguarda la viabilità, perché dico in particolare non c'è la possibilità di utilizzare il bitume, di asfaltare le strade, perché c'è il divieto di asfaltare le strade. È chiaro che questo comporta per le amministrazioni proprietarie delle strade che, dovendo sistemare le strade nell'ambito del territorio dell'Alta Murgia, devono utilizzare un asfalto cosiddetto biologico che ha un maggior costo. Il tratto di strada che per esempio porta dalla Mediana qui alla mia azienda, si tratta di pochi chilometri, mi sembra di 2 chilometri, è costato al comune di Corato qualcosa come 1,5 milioni di... cioè sono prezzi estremamente alti proprio perché i limiti posti da queste norme impongono dei maggiori costi che non sempre sono affrontabili. Il rischio qual è? Che poi ci si trovi con delle strade, che è un rischio concreto, cioè noi abbiamo queste belle strutture, però devo dire che non abbiamo le vie di comunicazione. Gli aiuti comunitari, le istituzioni preposte alla loro gestione, possono incentivare questo tipo di attività in modo che costituisca un volano per l'economia e per l'occupazione? Sì, ma lo devo precisare e dire con forza, si tratta di incentivo, cioè si tratta di spinta all'impresa, ma l'impresa poi deve utilizzare capitali propri, deve utilizzare risorse proprie, deve utilizzare finanziamenti anche di tipo bancario, perché ovviamente il contributo non è assolutamente sufficiente, perché parliamo di un contributo al 50%, e poi ci sono le spese impreviste, ci sono anche spese di tipo di gestione delle amministrative, delle posizioni, che a volte hanno dei costi, perché avere le autorizzazioni delle opere hanno dei costi in termini di assistenza di professionisti, di tecnici, di esperti, che hanno dei costi e non sempre questi sono finanziabili. A proposito di istituzioni locali, qual è il loro atteggiamento nei confronti di questo tipo di attività, dalla regione in giù? La regione chiaramente, adottando questa forma di incentivo nei confronti delle masserie, ha preso una posizione ovviamente politica forte. L'incentivo nei confronti delle masserie agrituristiche, fra l'altro anche le stesse masserie didattiche, le masserie sociali. Mi sembra la masseria sociale è un termine nuovo, è un termine ovviamente che fa sorridere probabilmente l'imprenditore classico. Che significa? Significa utilizzare le strutture, anche gli edifici delle proprie masserie, per una destinazione sociale in favore di soggetti disabili, anziani, per creare un'integrazione tra questi soggetti meno fortunati con il territorio, quindi destinare delle zone, delle proprie strutture per ricevere e ospitare questi soggetti, come le masserie didattiche che tutto sommato hanno avuto una posizione diciamo di attenzione da parte della regione, e questo sì è stato un elemento positivo. Le masserie didattiche ospitano i ragazzi delle scuole e creano questa integrazione, questo elemento di conoscenza, questo momento di conoscenza del territorio con le scuole, che indubbiamente è il momento forte, perché il formarsi sulla conoscenza dell'ambiente, ma anche sulla conoscenza del prodotto
e della nostra agricoltura, ma anche del nostro, dei nostri animali, delle nostre produzioni in termini di allevamento. Spesso ci sono bambini che vengono qui in azienda e ignorano che cosa sia una gallina, che cosa sia un animale, un agnello, cioè per loro vedere un agnello è una cosa estremamente interessante. La masseria didattica è una spinta a questa forma di integrazione, indubbiamente positiva. Siamo ai piedi del Castel del Monte, anche se la giornata uggiosa non ci consente di poter godere di questo panorama splendido e molto molto suggestivo, e quindi siamo rintanati in una ex stalla presso l'agriturismo Il Pino Grande, in agro di Andria, giusto? Nicola Pavan, titolare di questa azienda agrituristica. Buonasera. Da quanto tempo esiste questa azienda, questo agriturismo, e perché Il Pino Grande? Beh, noi siamo dal 2006 attivi in questa zona, per il resto ci sembrava doveroso dover rendere omaggio a un albero così imponente nel cuore dell'Alta Murgia, appunto, che è sempre stato simbolo anche dai rilievi delle carte dell'aeronautica. Mi diceva mio nonno che già nel Novecento era un punto di riferimento in un bosco che era qui di Querce, ahimè non c'è più. Un riferimento per i velivoli? Yeah, esattamente. Bene, voi siete a conoscenza della esistenza di fondi comunitari, no? Che derivano dall'Unione Europea, in particolare dalla politica agricola comune a sostegno di queste aree rurali? Certo, infatti noi abbiamo già usufruito di un paio di essi, perché effettivamente in una zona un po' difficile come questa sono molto utili per poter iniziare o restaurare, insomma, avviare certi progetti importanti, che comunque in una zona, ecco, appunto un po' disagiata come tutte le zone fuori dal centro urbano, insomma, sono decisamente utili. Li ritiene sufficienti? Dunque, sono una buona idea, certo che però a volte lasciano l'utente un po' disagiato per i tempi e soprattutto per le pratiche burocratiche a cui uno è costretto, insomma, a dover perdere molto tempo, logicamente con disagi sia economici che lavorativi, insomma. Certo, il tempo è denaro, quindi districarsi nel sottobosco della burocrazia non è proprio semplice per voi, capisco. Lei consiglierebbe, da giovane imprenditore, consiglierebbe ad un suo collega, ad un altro giovane imprenditore, di investire in questo tipo di attività? Beh, certo, per chi ama il contatto con la natura, il contatto con la gente, quindi per chiunque abbia una mentalità aperta, diciamo, è molto, sinceramente, io la ritengo una bella attività, perché comunque ti permette anche di metterti a confronto con diverse mentalità, anche da persone che vengono dall'estero, anche dal nord Italia, ma anche con persone del luogo, e di potersi confrontare continuamente. Esistono, qui siamo nel parco dell'Alta Murgia, vero? Sì, qua siamo proprio nel cuore del parco, infatti siamo 3-4 km dal Castel del Monte in linea d'aria. Il parco pone diversi vincoli a carico degli imprenditori, dei titolari di questo tipo di imprese. Considera questi vincoli un viatico necessario, la maggior tutela del pregio di questa area, oppure inutili ostacoli da eliminare? Beh, guardi, qua c'è una lunga discussione, sì, che si potrebbe aprire. Effettivamente
devo dire che qualora fossero tutelati tutti gli interessi di tutti gli abitanti appunto del parco, potrebbe essere una buona soluzione. Certo che a volte un po' di flessibilità potrebbe essere utile in alcune pratiche particolari, per cui adesso chi si trova nel parco è effettivamente molto limitato nel suo movimento, nel suo operato. Quindi valorizzazione, strumenti di valorizzazione sì, però lei torna sul punto della... Io ad esempio da quando è stato istituito il parco, per quanto ho visto diverse associazioni che ad esempio promuovono il ciclismo da queste parti, io ancora non ho visto un segnale ad esempio per un percorso ciclabile, per quanto ce ne sono infinità da queste parti. Dunque, appunto, di anche di insomma incoraggiare e incitare un turista o comunque anche qualcuno che abita nella zona a scoprire un po' di più il nostro territorio, ecco. Qual è il fiore all'occhiello gastronomico di questa azienda? Beh, questo deve vederlo voi, insomma, assaggiando qualcosa. Comunque noi ci stiamo specializzando molto in antipasti che richiamano sia la tradizione, più sempre usando comunque ingredienti della zona, insomma, cerchiamo di sperimentare qualcosa, vedo anche con successo da parte dei commenti dei clienti. Prodotti del vostro orto? Beh certo, sì, per lo più. Poi d'inverno, quando comunque abbiamo un po' di difficoltà, ci rivolgiamo comunque a coltivatori della zona. In particolare c'è un ortaggio, una verdura, un frutto su cui puntate che costituisce il leitmotiv della vostra offerta enogastronomica? Beh, no, su quello no, cerchiamo di variare il più possibile in modo tale che ad esempio anche chi si ferma più di un giorno, come turisti soprattutto, insomma, possano apprezzare anche la varietà che la nostra terra offre, con il nostro clima, insomma, l'acqua un po' meno. Quest'anno si sta piovendo, però insomma sappiamo benissimo che durante l'estate andiamo incontro a grandi periodi di siccità. Lo slogan della vostra azienda agrituristica è "La tua vacanza nel cuore della Murgia barese". Crede che questo tipo di vacanze, il turismo rurale, debba essere ulteriormente sostenuto, incentivato come alternativa a quello un po' più classico, fra virgolette, balneare? Beh, credo di sì, questo effettivamente è una bella domanda, perché se pensiamo ad esempio in Toscana, tutto il turismo che si è creato nella Maremma, ad esempio, comunque il turismo appunto di campagna, con esempio le varie indicazioni per gli agriturismi di qualità, non so se è presente le spighe, 1, 2, 3 spighe, insomma, credo che comunque effettivamente per un turista o comunque per chiunque sia interessato al relax, ad esempio, anziché la confusione che si possa trovare magari in qualsiasi stabilimento balneare, beh, credo che insomma sia anche un turismo di qualità che vada incentivato, insomma. Questa era un'ex stalla, ma tutta la struttura a quanto tempo fa risale, quando è stata costruita? Beh, il nostro ingegnere ci ha detto che è stata costruita in più periodi effettivamente, con le prime parti, tra cui anche questa, che risale al XVIII secolo, fino alle ultime aggiunte che furono fatte verso i primi del Novecento. Crede che un investimento di questo genere possa costituire, col dovuto sostegno delle istituzioni e quindi anche dei fondi comunitari, possa costituire un volano per l'economia del territorio e soprattutto per l'occupazione? Beh, sì, certo. Alla fine ogni attività che lavori e che funzioni bene è sempre uno stimolo, un motore per l'economia locale. Per cui alla fine, ad esempio, noi molto spesso ci forniamo di formaggi freschi da caseifici qua della zona. Per cui alla fine, come può vedere, se ogni rondella di un ingranaggio funziona, ci riguadagna tutti. Certo, si crea un indotto considerevole. Certo, certo. Di quante stanze si compone questa struttura? Beh, il piano superiore, come bed and breakfast, abbiamo 5 stanze per il pernottamento, un paio di salette qui per la ristorazione. Abbiamo cercato di lasciare tutto il più possibile inalterato, in modo tale da poter presentare vari prezzi, per andare incontro appunto alle varie domande. Ha senso ancora preservare l'esistente e valorizzarlo? Beh, certo, e almeno credo che queste siano testimonianze storiche, per cui ecco, a discapito
anche magari nei nostri personali affari, credo che sia molto importante comunque lasciare visione di quello che sono stato appunto l'operato degli uomini in passato, insomma. Quindi l'agriturismo possiamo definirlo come uno strumento per assaporare il gusto della vita, magari anche della vita di una volta, della vita che i ritmi frenetici della città non ci consente più di vivere. Agriturismo, il gusto della vita? Beh, credo proprio di sì, il gusto della terra, il sapore. Anche da chef? Beh, giudicatelo voi. Abbiamo lasciato l'agriturismo il Pino Grande e adesso l'avventura prosegue verso un nuovo agriturismo. Ci stiamo recando presso l'agriturismo Ucecere del dottor Tommaso Pierucci. Cercheremo di scoprire un altro aspetto di questo gusto della vita e soprattutto un altro spaccato di questo mondo che mi sta davvero sorprendendo. Seguiteci. Ci troviamo presso l'agriturismo Ucecere del dottor Tommaso Pierucci. Buongiorno dottore. Buongiorno. Iniziamo dalle origini. Da quanti anni esiste questa azienda agrituristica? L'azienda agrituristica Ucecere è in funzione da circa 3 anni. Da 3 anni. E più andiamo avanti, più si incrementa logicamente, perché ci sponsorizziamo quasi da soli, a parte qualche intervento pubblicitario, però diciamo che la qualità del prodotto e del servizio cioè, ci aiuta molto. È a conoscenza dei fondi stanziati dall'Unione Europea, in particolare dalla cosiddetta PAC, Politica Agricola Comune o Comunitaria, a sostegno di attività di tale fatta, insomma? Sì, certamente ne sono a conoscenza, perché oltretutto essendo imprenditore agricolo ne siamo a conoscenza, perché ne usufruiamo di questi provvedimenti economici, però nella fattispecie per l'agriturismo non ne ho voluto usufruire volutamente. Come mai? Li considerava insufficienti? No, non li considero insufficienti, ma li considero forse gestiti molto molto male, perché non c'è un controllo su quello che i fondi poi dovrebbero andare a sviluppare, perché poi in definitiva è sotto gli occhi di tutti, coloro che hanno usufruito di questi fondi hanno travisato lo spirito degli fondi per l'agriturismo. Infatti poi questi agriturismo si sono trasformati come per magia in sale ricevimenti. Sì, dice dopo 5 anni possono farlo, ma secondo me, avendo usufruito di questi fondi, non si sarebbero dovute trasformare mai. E comunque il controllo non è molto molto preciso, secondo me. Chi sono gli organi o gli enti comunque che devono sovrintendere al corretto utilizzo dei fondi? Beh, gli organi nella fattispecie, io per avere la sola iscrizione agli operatori agrituristici, la trafila è il comune giustamente, poi la provincia e poi la regione. Fino a un certo punto siamo andati bene, il comune ha fatto il suo dovere, la provincia pure, la regione pure, nel caso nostro. Forse non è stato molto preciso questa trafila in altre situazioni, specialmente in agriturismo, che ricadono in particolar modo nel parco dell'Alta Murgia. Quindi hanno travisato completamente lo spirito. I cordoni della borsa sono lenti oppure sono ben stretti in tema di sviluppo di queste attività? Fino a qualche anno fa erano molto larghi, non controllavano quasi niente, da quello che mi risulta. Utilizza fondi per lo sviluppo, cioè sostanzialmente aiuti diretti come imprenditore agricolo, quindi? Sì, quelli tradizionali, tipo l'integrazione, il biologico, noi siamo un'azienda biologica da circa
da quando è nato il biologico, quindi preso penso da circa 16-17 anni. E il biologico che faccio io non, è quello proprio quello puro, cioè di tranciamo l'erba, poi ci mettiamo delle spore di funghi per trasformazione in humus e non usiamo altro che prodotti, quelli tradizionali, analizziamo questi prodotti tradizionali. Niente fitofarmaci che vanno ad alterare, ad adulterare, a sofisticare il prodotto finale poi? Beh, assolutamente no, se uno vuol fare il biologico come dovrebbe essere fatto, a prescindere dai controlli che penso che gli organi preposti sono abbastanza attenti ai controlli. Questo è un bene per i consumatori? Beh, certamente, ma come mi ha fatto notare una comitiva di Lecce proprio ieri, che sono venuti in azienda a raccogliere le ciliegie in campo, dice sì, in effetti sono ciliegie biologiche perché si vedono le foglie tutte mangiate dagli insetti, dice, e hanno trovato delle coccinelle che è proprio indice che gli alberi non sono stati trattati con nessun prodotto fitofarmaci e quant'altro. Mi diceva della ciliegia, qual è il fiore all'occhiello dell'offerta gastronomica della sua azienda? Vabbè, noi cerchiamo di fare del ciliegietto che ho, cioè di fare tutta la, cioè tutto il percorso della ciliegia, dalla ciliegia fresca raccolta in campo alla trasformazione, anche se artigianale, alla trasformazione, confetture con pochissimo zucchero se possibile, perché non irroriamo, cioè non irrighiamo il campo se non è proprio strettamente necessario, poi confetture, gelatine di ciliegia, pasticcerie certamente, sciroppi di ciliegia, ciliegie sciroppate, sottospirito, insomma la ciliegia in tutte le salse. E stiamo sperimentando delle salse di ciliegia da abbinare anche a delle pietanze, tipo ricotta con la confettura di ciliegie, oppure delle salse da abbinare proprio a dei piatti completamente opposti, tipo la carne. Stiamo sperimentando. Bene, senta, consiglierebbe mai ad un giovane imprenditore agricolo di avviare un'attività di questo genere? Per fare questo lavoro bisognerebbe farlo sempre in prima persona, comunque. In prima persona ci vuole molta dedizione, molta passione, la propensione ad abitare 24 su 24 ore in azienda. I giovani non lo so, c'ho l'esperienza dei miei figli che li vedo molto, molto contrariati dal fatto che il papà ha intrapreso questa azienda, questo tipo di lavoro. Quindi immagino che anche gli altri ragazzi abbiano la stessa propensione a non fare questo lavoro. Ma potenzialmente può avere ricadute occupazionali, soprattutto per quel che riguarda l'occupazione giovanile, un tipo di attività? Quali sono i vantaggi, gli svantaggi? Sì, io spero che ci siano queste ricadute perché comunque è un'opportunità di lavoro. Come ho detto poc'anzi, ci vuole molta passione, dedizione, però i risultati, se le cose si fanno con passione, i risultati ovviamente ci sono, sia che economici che di soddisfazione personale. Dottore, in questo territorio vi sono degli strumenti urbanistici particolarmente rigorosi, come considera tali limitazioni? Li considera come ostacoli allo sviluppo della sua attività, della sua impresa, oppure li considera un valido presidio a tutela del territorio? Sì, questa è una domanda molto interessante, nel senso che il controllo deve esserci. Perché se si parla di agriturismo bisogna riprendere le vecchie strutture e fare dei restauri conservativi e non da alterare quella che era l'origine della struttura, come hanno fatto altri colleghi miei forse. Insomma, non trasformare i trulli in cattedrali nel deserto? Sì, assolutamente no, rivalutare quello che era l'esistente. E auspico che i controlli siano molto rigorosi in questo senso, e se
ci sono da fare degli ampliamenti, bisognerebbe farli sempre in conformità all'ambiente. Per esempio, un esempio forse, l'impianto fotovoltaico io l'ho preferito fare in legno anziché come altre strutture l'hanno fatto in ferro, che era molto in contrasto con tutto il paesaggio. Ma c'è un incremento in termini di cubatura comunque possibile rispetto all'esistente? Beh sì, io quello che ho recuperato era l'esistente già, in pratica era l'opificio di mio nonno, mio padre, che era in origine uno stabilimento vinicolo. Abbiamo recuperato tutti gli spazi possibili, immaginabili, quelli esistenti. Logicamente l'azienda ha una superficie di 33 ettari, di nuovo non ho usufruito di niente, immagino che la cubatura per un'eventuale espansione ci sia, sempre in conformità rigorosamente all'ambiente. In generale, a prescindere dal tipo di, diciamo, dal settore dei controlli, no? Come valuta l'atteggiamento delle istituzioni locali, dalla regione in giù? Beh, immagino che i controlli siano efficaci, efficaci e abbastanza scrupolosi. E auspico ancora, cioè, che funzioni sempre così, insomma. In termini finanziari, come li giudica i loro interventi, gli interventi di questi enti? Allora, se i finanziamenti, uno usufruisce dei finanziamenti, deve osservare rigorosamente quello che è il disciplinare. E sono contrario a chi usufruisce dei finanziamenti e non rispetta il disciplinare. Io non ho usufruito, però per mia cultura ho voluto rispettare quello che era la struttura originale. L'ultimo anello della catena istituzionale in termini appunto di gestione delle sovvenzioni comunitarie pare sia costituito dai cosiddetti GAL, dai gruppi di azione locale. Lei ha preso contatti, intende per lo sviluppo della sua impresa utilizzare le opportunità offerte dai bandi? Sì, io mi sono iscritto a EGAL e ora dobbiamo valutare con i tecnici, i miei collaboratori, se è opportuno continuare, se è opportuno continuare su questa strada di usufruire di questi fondi, che precisamente non abbiamo capito cosa in sostanza vogliono. Quindi più informazione anche dal punto di vista tecnico sarebbe auspicabile rispetto poi agli imprenditori agricoli? Sì, più informazione e più efficacia dagli uffici regionali del tipo gli ispettorati agrari, che molte volte la Puglia, io parlo della regione mia, hanno perso molti finanziamenti comunitari perché poi a livello personale o a livello locale, con i tecnici, con i comuni si va avanti, poi si ferma tutto agli ispettorati agrari perché le progettazioni generali non sono efficaci. E negli anni scorsi abbiamo perso molti finanziamenti, la colpa non lo so di chi è, però il fatto sta che i finanziamenti a livello regionale li abbiamo persi, perché non sono stati inquadrati nei progetti più generali. Quindi questo può essere un monito da lanciare attraverso la nostra emittente alle istituzioni competenti perché assicurino un maggior sostegno in termini di consulenza tecnica agli imprenditori. Beh, sì, certamente io mi auspico che finanziamenti che generosamente molte volte la comunità europea ci mette a disposizione siano efficaci e che arrivino poi al consumatore finale, che saremmo noi. La raccolta delle ciliegie prosegue, costituisce un bel volano per l'occupazione, si parla di 20 milioni di euro soltanto nella nostra regione. Lei quante persone occupa? Allora, la ciliegia è una gran bella cosa, una gran bella frutta, però abbiamo grossi ostacoli commerciali. Io personalmente ho ovviato a questo grosso handicap organizzando delle giornate di raccolta con i clienti dell'agriturismo, di raccolta in campo delle ciliegie. In pratica la cosa funziona così: i nostri ospiti
raccolgono le ciliegie, quelle che mangiano, ovviamente le mangiano, quelle che raccolgono me le pagano a un euro, pezzo più che ragionevole ed equo. E pranzano poi in azienda e passano una giornata. Quindi il turista diventa agricoltore, sebbene anche soltanto per una giornata. Può servire per riassaporare il gusto della vita? Beh, certamente la finalità è quella, a prescindere quella economica, economica mia, personale, di vendere il prodotto. Però serve anche ad avvicinare le persone alla campagna, a quello che è il mondo agricolo, che un pochettino si è perso. Una maggiore consulenza tecnica agli imprenditori agricoli. Noi abbiamo la fortuna di avere a nostra disposizione uno degli esperti, dei maggiori esperti in tema di consulenza agli imprenditori agricoli. Chiederemo al dottor Michele Patruno che cosa significa agriturismo dal punto di vista tecnico, qual è la differenza col turismo rurale, e c'è molto altro da scoprire. A lei, dottor Patruno. Bene, l'azienda agrituristica nasce da quella che è un'azienda agricola, per cui l'azienda agricola potrà diversificare la sua attività e quindi il suo reddito e il rischio di impresa anche offrendo quella che è l'attività agrituristica, ovvero sia ospitalità a dei visitatori della sua azienda. Ovviamente, perché un imprenditore possa decidere di aprire un'azienda agrituristica, dovrà soddisfare determinati requisiti. Innanzitutto dovrà essere un imprenditore agricolo, così come definito dall'articolo 2135 del Codice Civile. E come tale quindi potrà esercitare tutte quelle attività agricole e nell'ambito della multifunzionalità di una azienda agricola potrà anche decidere di proporre l'offerta agrituristica mediante l'utilizzo dei locali e delle strutture già preesistenti. Dobbiamo dire che nella regione Puglia esiste già da tempo, dal 1985, quella che è la legge quadro che disciplina quindi l'apertura e l'esercizio di un'attività agrituristica. In particolare mi riferisco alla legge regionale del 22 maggio 1985, la numero 34, che nell'articolo 1 definisce che in armonia con gli indirizzi di politica agricola nazionale e comunitaria e con il piano di sviluppo regionale, la Regione Puglia promuove ed incentiva attività agrituristiche volte a favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali e il miglioramento delle condizioni di vita, ad utilizzare meglio il patrimonio rurale esistente, sia edilizio sia naturale, anche ai fini turistici, a valorizzare quindi anche i prodotti tipici e le tradizioni locali, a creare un armonico rapporto tra città e campagna e a favorire ed orientare i flussi turistici. In pratica la Regione Puglia già nell'85 non fa altro che anticipare quanto previsto in quella che è la politica agricola comunitaria, ovvero sia legare sempre più quello che è l'imprenditore al suo territorio. E quindi questo può avvenire in un periodo così difficile, quello che stiamo vivendo, mediante l'integrazione del proprio reddito anche con l'offerta agrituristica. Ovviamente non tutti gli imprenditori possono intraprendere questa attività, ci sono, come dire, requisito soggettivo di cui abbiamo già parlato, e come requisito oggettivo abbiamo che questa attività potrà essere svolta soltanto all'interno dell'azienda agricola, utilizzandone le sue risorse e quindi le infrastrutture, le attrezzature e le sue produzioni. Per cui occorre che l'azienda agricola già sia in esercizio. Quindi dobbiamo distinguere nettamente tra turismo rurale e attività agrituristica. All'interno del turismo rurale
esiste l'attività agrituristica, cioè il turismo rurale è una definizione ben più ampia e ricomprende tutte le attività che vengono ad essere realizzate in un ambito rurale. L'attività agrituristica invece potrà essere svolta solo da un imprenditore agricolo, per cui ci sono ogni regione ha legiferato in merito e ha definito quelli che sono i parametri da rispettare perché l'attività dell'imprenditore agricolo possa poi essere diversificata con l'offerta agrituristica. Se questi parametri vengono ad essere superati, in automatico verrà ad essere considerata come turismo rurale e quindi tale attività non godrà di tutte le agevolazioni e quindi anche a livello fiscale che sono previste solo e esclusivamente per l'attività agrituristica. Un esempio particolare e semplice è quello che in automatico l'attività agrituristica è definita tale se svolta da un imprenditore agricolo nel momento in cui non supera i 10 posti letto. Peraltro dobbiamo considerare anche la connessione esistente tra attività agricola e l'attività di offerta turistica. Perché? All'interno della propria azienda l'attività agrituristica non potrà superare il 50% del reddito già percepito dall'imprenditore. Se questi parametri quindi vengono ad essere superati, l'imprenditore a questo punto non potrà più godere della autorizzazione quale licenza agrituristica e quindi rientrerà in quella che è l'esercizio alberghiero, quindi commerciale, non usufruendo quindi più di quelle particolari agevolazioni previste solo dalla legge sull'agriturismo. Come abbiamo detto, l'attività agrituristica potrà essere esercitata all'interno degli edifici, quindi delle strutture già in utilizzo da parte dell'imprenditore. Consideriamo in particolare il territorio dell'Alta Murgia, dove diciamo le ampie distese consentono anche una fruizione dello stesso territorio a livello agrituristico, abbiamo che il parco ha legiferato anche in merito regolamentando appunto l'apertura e l'esercizio dell'attività agrituristica e per quanto riguarda le strutture ha previsto la possibilità di ampliare di un 10% la cubatura già esistente ai fini di quelli che sono i servizi e quindi le strutture poste a servizio della stessa attività agrituristica. Quindi quello che comanda in particolare è il piano regolatore esistente già sul territorio. Ovviamente se ci sono degli enti che poi sovrintendono e regolamentano sullo stesso territorio, andrà considerato appunto quanto è stato regolamentato e disciplinato da loro stessi. In Italia abbiamo tre figure di persone che esercitano attività agricola. Abbiamo l'imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto. L'imprenditore agricolo, che è una figura molto più vasta, è disciplinato dall'articolo 2135, che non fa altro che esplicitare quelle che sono le attività dirette e connesse che quindi possono rientrare nell'attività agricola. L'imprenditore agricolo professionale è colui che trae il 50% del proprio reddito e dedica almeno il 50% del proprio tempo all'attività agricola. Il coltivatore diretto invece ha una definizione ben più particolare, in quanto viene ad essere considerato il fondo che coltiva, cioè se innanzitutto vi si dedica abitualmente a questa attività e secondo punto se almeno un terzo del fabbisogno del suo potere è soddisfatto dall'attività propria e da quella dei suoi familiari, in automatico quindi
viene a soddisfare i requisiti per che venga definito come coltivatore diretto. Quindi un coltivatore diretto è un imprenditore agricolo professionale e ambedue sono degli imprenditori agricoli. La legge quadro della Regione Puglia parla comunque solo della qualifica di imprenditore agricolo in base all'articolo 2135. Quindi in pratica tutte e tre le figure possono esercitare l'attività agrituristica, sempre che prima di iniziare siano già delle aziende agricole e sempre che abbiano delle strutture ricettive per offrire ospitalità ai loro clienti. Dunque, per aprire un'attività agrituristica è effettivamente necessaria una buona dotazione di capitali, in quanto come qualsiasi attività svolta a livello imprenditoriale sono i capitali che vengono ad essere investiti e che determinano quindi la possibilità di realizzare a meno o meno una determinata idea. Effettivamente la politica agraria comune incentiva la diversificazione dell'attività agricola anche con l'apertura di strutture ricettive e quindi l'attività agrituristica. Fino a poco tempo fa c'era una regola, però, la cosiddetta regola de minimis, per cui potevano essere finanziati solamente degli investimenti per un valore massimo di 200.000 euro. Quindi, considerando che la partecipazione pubblica, quindi l'incentivo, era pari al 50%, l'aiuto massimo poteva essere di 100.000 euro. Si capisce quindi che l'aiuto era molto esiguo e molte imprese quindi che hanno voluto comunque aprire la propria azienda alla offerta agrituristica hanno dovuto sborsare di proprio ingenti capitali. Attualmente questa regola dei minimis è venuta a cadere, per cui i bandi prevedono un massimale di investimento di 1 milione di euro, finanziabile sempre con un aiuto pari al 50%, per cui attualmente che si incentiva molto di più rispetto a prima questa possibilità di diversificazione dell'attività agricola. Attualmente la politica agricola comune prevede che sono le regioni con i loro piani di sviluppo rurale a definire a livello locale come questa forma di erogazione debba avvenire e attualmente abbiamo uno sviluppo dal basso più che dall'alto. Mi spiego, sono state previste la costituzione dei gruppi di azione locale, cosiddetti GAL, per cui comuni di singoli territori si uniscono fra loro perché possano meglio rispondere a quelle che sono le esigenze e le potenzialità del loro stesso territorio. Corato partecipa con Andria al gruppo di azione locale Terre della Murgia e proprio poco tempo fa sono stati emanati bandi proprio per l'offerta agrituristica. Infatti oltre a questa forma di diversificazione è stata prevista anche la possibilità di aprire la propria azienda come masseria didattica, ovvero sia la possibilità di aprire le proprie aziende alle scolaresche che appunto nell'ambito della propria formazione possono venire a contatto del loro territorio e scoprire anche la semplicità dell'attività agricola e quindi avvicinarsi all'agricoltura e quindi alla terra, cosa che a volte sta avvenendo sempre più difficilmente. Grazie a voi, arrivederci.